in carica in atto c'è questo fatto.
possibilità da parte di chi ha un lavoro dipendente di potersi assentare dal posto di lavoro nella stessa giornata in cui si tiene il consiglio comunale. Questo è un tema che forse viene sottovalutato, ma è un tema che io e più ognuno di noi che usa questo tipo di permesso retribuito era nuovo, usato essenzialmente per studiare gli atti del consiglio, per informarsi, per stare appunto al passo della discussione del consiglio comunale. Da quello che sembra, non è un parere legale o non ci sono sentenze da questo punto di vista, come diceva Martini, ma l'ANCI ha espresso in maniera positiva il fatto che rimane, in caso di superamento di mezzanotte e mezzo, il permesso retribuito del giorno dopo. Non c'è certezza massima, ma comunque i pareri sembra che convengano da questo punto di vista. Allora, la norma, vi dicevo prima, che crea chiaramente una difficoltà nella gestione del consiglio, ancora più perché ho già superato 5 anni, crea una disparità tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Quindi dovremo in parte convocare i consigli comunali ad uso di chi fa un lavoro autonomo, che vede nel giorno di convocazione un momento di lavoro, penso a Bianchi, ma penso a chi fa di professione, di professionista, o è un artigiano, o un commerciante, rispetto a chi invece ha un lavoro dipendente e quindi preferirà convocare i propri consigli comunali nell'orario del lavoro. Dovremo cercare di, rispetto all'attuale prassi, di trovare in conferenza del gruppo una metodologia che consenta a tutte e due le categorie di partecipare. Io credo che il diritto di partecipazione vada reso uguale per tutti, non solo per chi è in pensione o per chi ha possibilità di avere il libro, ma anche dipendente per chi è professionista. Quindi chiudo perché ho superato 5 minuti, vi chiedo di non ho letto l'ordine del giorno, ma è estremamente semplice, la propria redazione, vi chiedo di approvarlo, vi chiedo se è possibile di approvarlo tutti insieme, proprio perché non è un fatto politico, ma un fatto che riguarda appunto la partecipazione e l'interesse di semplici cittadini che prestano la loro opera in rappresentanza di altri. E questo credo che, per quanto riguarda la politica, il comune sia il posto principale in cui si esercita la politica come passione. Grazie Presidente. Colgo l'occasione per fare un intervento integrativo, perché su quello che in questo momento ha espresso il Presidente del Consiglio, noi del PDL e l'altro ci vediamo, perché il diritto della partecipazione è un diritto di tutti, sia per chi lavora in proprio, sia per chi lavora nello Stato, sia per chi lavora nel privato. Chiaramente i più penalizzati, anche se la legge lo prevedeva, sono quelli che lavorano nelle piccole imprese, dove comunque le persone sono montate e dove in linea di massima la persona ha molti ruoli, quindi non può lasciare comunque mai l'azienda per venire a esercitare il diritto di rappresentanza, quindi della Repubblica italiana. Sappiamo tutti per quale motivo ci troviamo qui, si lavora per la Repubblica quasi in maniera gratuita, perché se si fa il conto del tempo ci si investe, delle risorse e delle energie, io ritengo sia quasi ingiusto che un consigliere comunale non sia considerato, io penso anche un parlamentare, perché credo comunque il consigliere comunale, se il consigliere comunale è vicino alla gente, è vicino al territorio. Se voi mi sentite tutti i giorni, perché io mi diverto ascoltare anche la radicale, quando intervengono i nostri parlamentari, da qualunque colore siano, veramente mi fanno veramente quasi pena. Dice, ma come? Il nostro lavoro non è considerato quasi nulla, 30 euro, 40 euro, e questi si mettono 14 milioni al mese così, perché fanno interventi di 5 minuti e più volte vanno, leggono e non hanno neanche la padronanza della parola di espressione. Mi tengo quasi vergognoso un atteggiamento del genere, che attualmente dentro quel Parlamento non ci sia un lavaggio, un bagno di umiltà, di dire ma qui si guadagna troppo. Tra parentesi, e questo lo dico in questa sede, penso il tempo me lo consenta, mi piacerebbe tanto fare una mozione unanime che rilegga l'articolo 69 della Costituzione in quanto riconosce al parlamentare l'indennità
lì la cura è endemica, quindi tutto il resto sono spesso cose aggiuntive, sono state messe negli anni che si sono moltiplicate negli anni. Perché si dovrebbe dare un esempio, partendo da questa città che io vivo, anche se è da una parte diversa, ma comunque su tante cose, io penso su queste cose specialmente, si possa trovare una condivisione, perché è vergognoso che in questo momento nessuno, io credo nessuno, che per, signori, si sta guadagnando troppo, è bene rimettere in discussione tutto, prendiamoci l'italità a piedi vista, tante spese, tanti viaggi a piedi vista, come si fa da tutte le parti, ma riconoscere una così, indennità così alta a un parlamentare che lavora 6 giorni alla settimana, che parecchio vanno neanche a infilare la tesserina dentro, io siccome le vedo queste cose, ma lo dico in maniera equilibrata, perché seguendo la volontà radicale in macchina, me l'ascolto, e seguendo anche a volte dei videoclip della Camera, vedo le presenze, a parte momenti di grande visibilità, è molto sostanziale. Quindi la ritengo quasi vergognosa, perché hanno fatto una riforma sul primo livello di democrazia e il comune, diminuendo anche la rappresentanza del 30%, e nessuno si è levato a difendere i consigli comunali. Cioè, i consigli comunali, che sono quasi più importanti della provincia e della regione, secondo me, perché sono vicino alla gente, il consiglio comunale parla alla gente, sente come è la gente, è qui che si fa il lavoro grosso sul territorio, e poi alla fine si cerca di votare questa democrazia. Ecco, questo secondo me è un dato negativo, e nessuno si è allevato, si studi contro questa riforma, a prescindere. Io mi farò promotore o strumento di una mozione che vada, che sarà inviata al Presidente della Repubblica, che in questo momento devo dire sta facendo un grande lavoro di tessitura e di negoziazione, anche a fatica, ma penso che io resto partisse da qui una mozione, molti sarebbero i consiglieri che ci verrebbero dietro per dare un segnale dal basso. Quello è veramente i lavori dei consigli comunali che loro fino ad oggi, mi pare, hanno fatto in maniera così dall'alto una riforma neanche condivisa, neanche parlato con i livelli inferiori, perché per me è un grosso errore, perché ci troverà in futuro a dei consigli comunali quasi vuoti, e quindi ci saranno sicuramente problemi di rappresentanti, tutti non hanno la possibilità di essere rappresentati dei mandatiani. Grazie. Grazie consigliere. Grazie Presidente, ovviamente non mi sto a ricordare, il nostro direttore è quello che tutti noi conosciamo. Io ora, curiosamente, guardavo come è stato molto recentemente, in cui siamo più soldi, ho dato a partire di quelli che ho preso dal comune con tutte le presenze. Ma al di là di questo aspetto, che veramente è soggettivo e attiene ad ogni singolo rapporto di ognuno di noi, una propria organizzazione di appartenenza, io credo che ci sia appunto un tentativo di un attacco brutto a livelli basilari della democrazia italiana, perché mi associo col Presidente nel pensare che questo sia un ordine del giorno che deve essere sostenuto, spero, dal più consiglio possibile, e mi pare che le parole di Anca vanno in questa direzione a prescindere dalla formulazione politica. Temo però che sempre a prescindere dalla formulazione politica ci sia in qualche modo a livello anche trasversale tra i partiti, anche tra qualcuno del centro-sinistra, l'atteggiamento di pensare che la restrizione degli spazi democratici in qualche modo è essa stessa, come dire, un modo di rispondere alla domanda di riduzione dei costi della politica che giustamente vengono dai cittadini. Perché lo ricordavo prima, ma lei è il nostro direttore, tutti noi lo sappiamo. Io voglio spezzare anche un'arancia, perché Bianchi giustamente parlava anche dei costi dei parlamentari. Io ricordo che quando furono inserite le guarentigie in Costituzione, furono inserite proprio perché un parlamentare, di fronte a un eventuale ricatto da parte del comitato di turno, possa essere in qualche modo indipendente e dire una propria scelta rispetto alla possibilità di essere ricattato nel voto, cosa che abbiamo visto purtroppo anche recentemente avvenire rispetto a passaggi dall'uno all'altro schieramento. In cambio si dice che questa è vox populi di contropartite di varia natura. È evidente che quindi i costi della politica, a mio avviso, non risiedono neanche o solo nell'indennità parlamentare, ma sono tutto quell'apparato di società e consulenze che evidentemente spesso lo fanno attorno. Noi presentammo tempo fa una mozione, ad esempio Paolo, sugli autofighters. Mi dite cosa se ne fa lo Stato italiano, in caccia d'assalto, quando la nostra Costituzione defunge la guerra come strumento di offesa. In caccia di assalto, è evidente, è inconcludente rispetto alla missione che la nostra Costituzione assegna al nostro Paese, quindi dagli elementi fondativi
di questo paese. Per cui è evidente che i costi della politica sanino probabilmente in tutta una serie di rivoli che spesso sono fuori anche dalle dinamiche strettamente rappresentative anche delle massime istanze. Poi è evidente che lì tutta una serie di indennità aggiuntive e accessorie, come dire, visto alla parità, sono del tutto ridondanti e funzionale al mantenimento di alcuni privilegi sono dei promossi. Però starei attento anche a criticare in modo frontale la rappresentanza parlamentare, perché se un parlamentare guadagnasse 2.000 euro al mese, primo farebbero parlamentari solo se lo può permettere, perché evidentemente sarebbe un'attività avanzata. Secondo, evidentemente sarebbe a maggior ragione esposto al possibile ricatto del potentato di comando. Io invito, siccome i partiti sono deboli oggigiorno purtroppo, e quindi manca anche quell'aspetto lì, invito, lo so che è una cosa antipopolare non è più, ma io invito anche a riflettere su questo e credo che i nostri lavoratori siano altrove. Detto questo, credo che evidentemente attaccare i nominali sia ancora più vergognoso, perché attacca quel livello dove la politica si fa principalmente per volontariato, si fa per spirito civico di contribuire alla crescita della propria città. E credo che quella riduzione, ricordava il Presidente, del 30% dei consiglieri sia molto grave, perché al di là dell'aspetto economico, in cui ognuno di noi fa alla fine, dicendo volontariamente o volontaristicamente, evidentemente non è la riduzione del 10% del giocatore di presenza che è un problema che i consiglieri siedono in questo consiglio. Ma la riduzione del 30% del numero dei consiglieri vuol dire semplicemente una cosa, vuol dire l'aumento del quorum per l'accesso al consiglio comunale, quindi vuol dire che tutta una serie di partiti, anche di non modestissime dimensioni, perché io immagino in questo modo non ho fatto conti, ma il quorum arriverà ancora al 6,5, forse 7%, quindi in quel caso lì partiti che sono sotto quella soglia evidentemente non siederanno al consiglio comunale, che vuol dire, vabbè, tutta una battaglia di campanile rispetto al tuo partito. Probabilmente è anche vero, però altrettanto vero in questo consiglio oggi non siederebbero forze come la lista civica della 5 Stelle, forse non risiederebbe la Federazione della Sinistra, non risiederebbe l'UDC, non risiederebbe l'Italia dei Valori, ovviamente in questo consiglio non risiederebbe la lista civica forse di Martuccini, forse ce l'avrebbe fatta. Risiederebbero poi alla fine con certezza solo il PD e il PDM, che evidentemente rappresenterebbero insieme, io ora non so la cifra percentuale, ma sicuramente la maggioranza evidentemente degli empolesi, ma credo intorno ai due terzi degli empolesi, sicuramente non di più. Quindi evidentemente un terzo ai nostri cittadini puramente espresso un voto che sarebbe rappresentato all'interno del Consiglio. È evidente che questo rappresenta un bonus per la nostra democrazia. E per quanto riguarda, io Presidente, con il primo tempo, non so quanto sono, chiudo dicendo che questa questione anche del contrapporre i liberi professionisti rispetto al lavoro dipendente, noi l'abbiamo già quando parlavamo dei consigli valorizzati, perché non vorrei che evitando e riducendo le possibilità per la lavoro dipendente, che già hanno limitazioni di ciò che anche, pur avendo un diritto spesso nelle piccole aziende non sono in grado di prendere il permesso, costruire un consiglio comunale che piano piano diventi sempre più, purtroppo rispetto a quello di oggi, è un consiglio comunale fatto di professionisti, pensionati e studenti, perché evidentemente sarebbe una china che toglierebbe una grande fetta di popolazione attiva, cioè quella del lavoro dipendente, dalla possibilità di non solo eleggere i propri mandati, perché il 30% evidentemente non sarebbe più consiglio comunale, ma anche addirittura di non poter essere neanche parte attiva, cioè di poter essere eletto, perché evidentemente anche nelle liste più grandi non troverebbe più spazio, perché inconciliato la propria attività lavorativa evidentemente non è noi portare avanti. Grazie, Giovanni. Proprio ieri leggevo sul Corriere della Sera, non mi ricordo, ma leggo tanti, che i consiglieri comunali di, non so che cosa mi chiede la camisetta, Palermo e altri posti, prendono addirittura 1.000 euro al mese, forse anche qualcosa di più. Io credo che questo vi sia, purtroppo, vabbè, anche Firenze uguale, perché
qualsiasi paese, sia di 10 abitanti che di 1 milione di abitanti o 3 milioni di abitanti, devono avere la stessa indennità. Perché il lavoro del consigliere comunale è lo stesso, sia se io lo faccio a Empoli, sia se lo faccio a Roma. Non c'è la necessità. Perché devono prendere le disposizioni? I comuni sono tutti uguali, sia per gli abitanti, sia per l'indennità che dovrebbe prendere. Perché mi tirassero di più, per cui il lavoro che viene fatto è naturalmente poi diviso fra i vari. Quindi già questo fatto per me è un errore notevole che è venuto fuori da questa legge. Il secondo errore è quello di non fissare naturalmente uno su quello che noi possiamo spendere, diciamo, del nostro bilancio statale, quelle che sono le indennità, siano 30 euro, siano 40, siano 50, non lo so, però a un certo punto c'è una spesa statale che ci permette di capire quali sono le indennità di consigliere e quanto che si può dare in virtù di questo bilancio. Sicuramente, se andiamo a vedere poi i livelli superiori, provincia, regione, Stato e così via, i livelli sono ancora più alti. E stranamente è difficile regredire, cioè nessuno vuole ritornare su quello che ha dedicato la stessa. La politica, se viene fatta in un consiglio comunale come volontariato, perché credo che noi non abbiamo la possibilità di dire vengo al consiglio comunale guadagno, insomma mi sembra che sia fuori luogo. Naturalmente ecco che vengono fuori alcune cose che danno noia leggendo i giornali e leggendo quello che succede nell'Italia. Io credo che la rappresentanza parlamentare o consiliare sia un punto fermo per tutte le persone e non credo che aver diminuito le dimensioni dei consigli comunali, i quali portavano la voce un po' di tutti, sia stato un bene per la democrazia, perché naturalmente aver chiuso la bocca a diversi partiti vuol dire praticamente non sentire una voce in più che in qualche modo porta dei contributi a quello che è il bene della città, della provincia, della regione, eccetera. Quindi nel complesso dovrebbero essere quelli a livello superiore a capire cosa prendono, cosa non danno, perché anche questo è una cosa fondamentale, cioè il consigliere deve fare il suo lavoro in un certo modo, con una certa solerzia, e nello stesso tempo deve portare contributi, perché non è soltanto il discorso di ascoltare, ma è anche il discorso di parlare e dire in consiglio comunale quello che uno sente e vede. Quindi credo che questa legge non sia per niente valida. E qui fa la proposta al Presidente, se lo vuol mettere nell'ordine del giorno, di valutare la possibilità di dare un gettone a tutti i consiglieri comunali nello stesso modo in tutta Italia, perché mi sembra giusto che debba essere così. Grazie. Grazie, Martini. Grazie. Io ringrazio il Presidente del Consiglio per aver deciso di portarci in discussione questo ordine del giorno, perché credo che sia molto importante nel nostro consiglio comunale da atto di questa situazione di difficoltà. E mi auguro anch'io che poi venga condiviso da tutti i consiglieri. Dico da tutti i consiglieri e non da tutti i gruppi, diciamo, perché ritengo che prima ancora, diciamo, sono le ragioni di parte, di appartenenza, in realtà qui venga messa in discussione la possibilità di svolgere una funzione civica che riguarda la rappresentanza diretta dei cittadini hanno confronti del consigliere che non ha adottato quelle preferenze. E aggiungo solo poche considerazioni.
considerazioni. La prima è che evidentemente poi disturba comunque in una situazione di difficoltà economica come quella del nostro paese, che ha visto dibattiti di vario tipo all'interno del Parlamento, di proposti in varie maniere dal governo, si sia arrivati ad aver fintamente, diciamo così, tagliato alcuni posti, in realtà cercando di tagliare quelli che sono gli spazi della democrazia. La seconda considerazione che mi viene da fare non riguarda solo il nostro paese, perché credo che in questi giorni, in paesi vicini al nostro, che perlomeno con noi condividono il Mediterraneo, si siano viste alcune prove di nuova democrazia. E mi pare evidente come la principale difficoltà che poi si incontra in paesi come la Tunisia, che è andata al voto, o la Libia, che adesso si darà, diciamo, delle regole per uscire da una fase di domanda, la difficoltà che mi accomuna è proprio la mancanza di un sistema di partiti. E io porto questa riflessione, consapevole che non sia particolarmente popolare in questi tempi, perché noi evidentemente ormai abituati all'idea che la democrazia matura e compiuta si è fatta da partiti, perché i partiti poi necessariamente sviluppino anche dei difetti, perché sono fatti da persone, come tutte le cose in cui i protagonisti sono le persone, possono venire bene e venire male. Però mi sembrerebbe utile, dentro a questa nostra riflessione sul funzionamento degli organi democratici comunale, ci soffermassimo per 30 secondi anche a riflettere su come, se l'Italia di domani, secondo me necessariamente diversa anche per alcuni aspetti del funzionamento della nostra democrazia, non dovesse più conoscere la forma partito, non sarebbe un paese più democratico, bensì un paese destinato a funzionare sempre più attraverso lobby e gruppi di interessi, all'interno dei quali a volte può prevalere anche una borghesia illuminata che ci conduce verso il progresso e il benessere civile, alle volte, come credo purtroppo che succedeva in questa fase, ci può condurre ad una situazione in cui, nonostante diciamo, qualunque osservatore internazionale ci chieda di fare un passo in avanti, di cambiare qualcosa, non c'è una compagine politica e non c'è un partito in grado di dire a chi fai un passo indietro per il bene. Io non voglio per questo aprire altri tipi di polemiche, però mi pare evidente che anche la discussione che siamo condotti oggi pomeriggio sul funzionamento di un consiglio fa riferimento a un processo più ampio che riguarda i nostri paesi, che io spero tutti insieme, ognuno con la propria convinzione e appartenenza politica, si riesca a cambiare. E anche brevissimamente abbiamo mia totale condivisione a quello che è presentato dal Presidente del Consiglio, condivido anche gli interventi che sono stati fatti di sistematore, ma ha fatto particolarmente piacere quello del consigliere del PDL, che è una sorta di capovidia, perché comunque la normativa che in qualche modo andiamo a contestare è una normativa che viene da quel governo, quindi lo dico senza polemica, senza voler rompere l'equilibrio che sembra si vada ad aggiungere su questo argomento, però mi fa molto piacere anche la parte di centrodestra che è arrivati a questa condivisione. Io, se volete, penso che, se prendo spunto da qualche passaggio che è stato detto prima, che il consigliere comunale secondo me può essere anche un parlamentare, se non vuoi, se non altro per il fatto che perlomeno il consigliere comunale è eletto, come diceva anche Cavatini, con le preferenze, mentre il parlamentare o il consigliere regionale è nominato in base a rapporti tra le istituzioni, dei partiti, eccetera. Quindi solo per questo dovrebbe avere una dignità maggiore rispetto a quello che attualmente è. Io però colgo l'occasione, visto che si parla di ruolo dei consigli comunali, ruolo dei consiglieri comunali, di porre l'accento su una questione che a me mi fa rabbrividire. Io c'è una questione in sospeso anche in conferenza del mio gruppo che riguarda il ruolo dei consiglieri comunali, cioè il fatto che in questo comune un consigliere comunale porta un'istanza all'attenzione del consiglio comunale per un'interpretazione